A partire dalla metà del XVI secolo, i giovani nord-europei di classe agiata cominciarono a viaggiare nel continente per migliorare la propria istruzione. Una pratica particolarmente diffusa tra la nobiltà inglese che portava a visitare Francia, Germania e Italia. Questa moda di viaggio prese il nome di Grand Tour e generò un ampio mercato di guide illustrate e souvenir locali, come dipinti e sculture, che gli artisti erano felici di promuovere. Ai gentiluomini meno abbienti, la stampa ad acquaforte permetteva di portare a casa un ricordo a un prezzo sostenibile. Il grande incisore Giovanni Battista Piranesi si guadagnava da vivere proprio vendendo le sue stampe di Roma ai nobili turisti stranieri. Piranesi si stabilì a Roma nel 1740 circa e cominciò a raffigurare vari edifici della città in una serie di incisioni che pubblicò dal 1745 fino alla sua morte. Era particolarmente esperto di architettura classica e creava le sue stampe su uno studio accurato di ogni monumento. La stampa del Colosseo del 1756 fa proprio parte di questa serie. L'antico edificio romano fu realizzato nel primo secolo d.C. e costituisce il più grande anfiteatro mai eretto. Sebbene fosse caduto in disuso in epoca medievale e sia stato saccheggiato per riciclarne i materiali, era tuttavia il simbolo supremo della Roma imperiale e fu perciò inevitabile che Piranesi lo riproducesse in un'acquaforte. Maestro della prospettiva, l'artista si avvaleva spesso di questa tecnica per restituire un'immagine ancora più grandiosa degli edifici e riservò lo stesso approccio al Colosseo. Così, lo scrittore tedesco Goethe, che aveva conosciuto Roma per la prima volta attraverso le stampe di Piranesi, rimase più volte deluso nell'ammirare di persona la città. Nella stampa, il Colosseo emerge dallo sfondo, eclissando le figure che si collocano nella parte anteriore. L'approccio alla rappresentazione dell'edificio, le cui scure pareti esterne si incurvano sporgendo verso l'osservatore, è molto drammatico. Sebbene si distinguano con chiarezza i singoli dettagli della struttura, per esempio i diversi ordini di colonne presenti nella facciata. Le celebri stampe di Piranesi, delle rovine, dei monumenti e dei manufatti classici resero Roma una tappa obbligata del Grand Tour e influenzarono alcuni architetti britannici che svolsero un ruolo importante nello sviluppo dello stile architettonico neoclassico. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!